video tutorial per il contest per un volto per estasi, dove si deve fare un trucco che si chiama appunto Makeup da Estasi. E il trucco sarà utilizzato per la serata finale del 4 settembre a Formia, dove ci sarà anche il concerto di Renzo Arbore. E dalla vincitrice in carica, dalla testimonial in carica, che è Fabiola, e ha fatto un video dove spiegava anche un pochino i suoi gusti, quindi io, in base a quello che lei ha spiegato, ho cercato di fare un tutorial appunto con i colori che mi sembravano più adatti a lei. L'ho dovuto fare su di me, non avendo i suoi stessi colori, a parte per gli occhi, mi sembra che lei abbia gli occhi chiari. Quindi insomma lì ci siamo, però è completamente il mio opposto, diciamo, però ho fatto su di me, perdonami. E niente, io vi volevo dire che nella serata del 4 sarò presente nel backstage e truccherò le ragazze in collaborazione appunto con Un Volto per Estasi e con Makeup World. Sono le ragazze che finalmente incontrerò di persona. Era questa la cosa che vi dovevo dire da un po' di giorni, ma che ancora non potevo perché non era ancora tutto ufficiale. Adesso lo è. Sarò quindi nel backstage, truccherò le ragazze finaliste insieme a dei truccatori di L'Oreal e di Max Factor e di Pupa, che sono gli sponsor. Infatti in questo video utilizzerò tre prodotti, che sono appunto tre prodotti degli sponsor, uno per marchio, insomma, uno per brand. Il make-up è da sera, ovviamente. Ho pensato anche comunque che lei sarà sul palco e che quindi ovviamente si dovrà notare. E ho fatto una cosa abbastanza scura, però molto molto luminosa. Ho lasciato un po' più neutre le labbra perché comunque fare una cosa troppo pesante non mi sarebbe piaciuto. E questo è un contest, appunto, quindi è il mio video di partecipazione al contest di Un Volto per Estasi. E quante cose sto dicendo ripetute, non lo so. Niente, guardate il tutorial dove vi spiego passo passo come ho fatto il make up, anche se poi in realtà l'avevo già fatto, mi sono dovuta ristruccare l'occhio e rifarlo perché mi ero resa conto che non avevo filmato, quindi avrò tipo l'occhio un po' bionico, rosso, ma fa niente. Farò un altro video a parte dove vi spiegherò bene l'evento, di cosa si tratta e cosa farò io, insomma, e come potremo magari organizzare l'incontro per vederci e per conoscerci, visto che in tantissimi mi scrivete da là ogni volta e questa volta, insomma, mi sembra il momento giusto e anche l'evento giusto per magari incontrarci. Vi lascio il tutorial, ciao! Ho dovuto rifarlo e quindi avrò l'occhio un po' rosso perché mi sono dovuta ristruccare perché a metà video mi sono resa, cioè quasi alla fine mi sono resa conto che non avevo registrato nulla. Allora, ho applicato una base neutra per eliminare qualsiasi discromia della pelle. Ora vado ad utilizzare un color champagne su tutta la palpebra, con un pennello abbastanza grande per velocizzare i tempi, e lo applico sull'arcate vicino al mio condotto lacrimale. Come colori utilizzerò questa palette di Lancôme, che è di quelle numerate e fa parte del Quad Pro, eccole qua, e questa è quella per occhi azzurri e occhi blu. Con un pennello di quelli piatti, come questo qua, vado a prendere il colore numero 1, che è quello più scuro, e lo applico vicino vicino all'attaccatura delle mie ciglia. E dovete andare piano con i colori chiari, con i colori scuri, perché è un attimo sbagliare e soprattutto poi non poter rimediare, insomma. Non è bello. Seguite la forma del vostro occhio, rimanete basse, quasi come a tracciare proprio una riga di matita abbastanza spessa. E appunto non dovete andare oltre la piega del vostro occhio. Con un pennello a penna vado a prendere il colore numero 2, quindi il colore blu elettrico, e lo applico esattamente sopra al mio blu scuro. Blu notte, grigio blu, chiamatelo come volete, continuando a seguire la forma del mio occhio e continuando a rimanere sotto la mia piega naturale dell'occhio. Prendo il pennello da sfumatura e vado a sfumare i due colori. Li sfumo insieme e
il sfumo in modo che non ci sia un distacco netto o un inizio e una fine netti. Con un pennello da sfumatura di quelli angolari vado a prendere il colore numero 3, quindi il grigio silver, e lo applico esattamente sopra i due colori che ho appena dato, continuando a seguire la forma del mio occhio. Diciamo che diventa piano piano una specie di smokey sovrapposto, più o meno. E inizio a sfumare con lo stesso pennello con cui ho applicato il mio colore. Vado successivamente ad intensificare i tre colori, andando a prendere un altro po' di colore e tracciando una linea proprio vicino vicina all'attaccatura delle mie ciglia, quindi con il colore più scuro. Con il blu più scuro, quindi il blu numero 1, e con il blu elettrico traccio un'altra linea esattamente sopra e vado a sfumare per l'ultima volta. Con questo colore qui, che è una specie di colore in crema, e con il mio mignolo vado ad applicare questo bianco subito vicino al condotto lacrimale, in modo che vedrete mi dà un effetto subito di luce, e con un pennello come questo qua lo vado a tirare via leggermente o a sfumare verso il basso. Tutti questi colori, ovviamente, la cosa bella è che li trovate tutti dentro ad una sola palettina. Ho deciso di dare un pochino un'ulteriore luce al trucco applicando questo glitter in gel argento, quindi rimanendo sempre sui colori del blu, del grigio, e lo vado ad applicare tracciando una riga esattamente vicino alla mia attaccatura delle ciglia. Fatela abbastanza sottile. Mentre aspettiamo che la riga di eyeliner si asciughi, vado ad applicare il mio mascara, nel mio caso False Lash Effect versione arancione di Max Factor, quindi utilizzando un mascara ciglia fi effetto ciglia finte non dovrò applicare appunto le ciglia finte. Nella rima inferiore del mio occhio applicherò questa, che è una matita di pupa di quelle Multiplay, ed è la numero 30, ed è un grigio abbastanza scuro, e l'applicherò nella parte inferiore dell'occhio verso l'angolo esterno, quindi fino a metà, dall'angolo esterno fino a metà occhio. Vicino al condotto lacrimale, sempre nella rima inferiore, utilizzerò questa qui, che è un colore bianco ed è la numero 20, sempre di pupa. Fino a metà occhio, fino a quando si unirà al grigio. Ho scelto un colore chiaro per la rima inferiore verso l'interno, verso il condotto lacrimale, perché mi va ad aprire ulteriormente lo sguardo, avendo utilizzato dei colori comunque scuri, avendo fatto una specie di smokey, e quindi mi va ad aprire l'occhio, mi va a dare tanta 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 luminosità. Vado a riprendere i miei glitter. E con la punta cercate di pulirla un po' sulla mano e di prendere su poco prodotto, vado a tracciare tre puntini vicino al mio condotto lacrimale che non si vedranno, ma nel momento in cui mi muovo faranno luce. Con la parte dello scovolino, che è in questo caso un pochino a tacchettine, vado ad applicare i glitter nelle ciglia inferiori dove avevo applicato un po' del mio mascara nero, che ho dato anche ovviamente nero, anche se arancione, sulle mie ciglia superiori. Non esagerate con i glitter, quindi magari se vedete che sono troppi andate a tirarne via un po' con le dita.
Ecco qua, un altro effetto luce, sempre comunque per quanto riguarda gli occhi, che vedete sono come colori, sono abbastanza scuri, però non vanno a chiudere l'occhio, anzi in realtà con questi giochi di luce lo vanno ad aprire. Come ultima cosa vado a riempire le mie sopracciglia. E vado a pettinarle. Per quanto riguarda le mie labbra, applicherò questo qui che è un gloss iridescente di pupa e lo vado ad applicare con il pennellino. L'effetto è un po' madreperlato, quasi tridimensionale, quindi diciamo che con le luci che ci saranno sul palco e da lontano comunque ha un effetto, ha un bel effetto, non ha un effetto né troppo colorato, avendo già esagerato un pochino sugli occhi, però ha un bel effetto luminoso. Applico un po' di blush per scolpire il mio viso e i miei zigomi. E il trucco per Fabiola è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia piaciuto anche a lei, visto che dovrà scegliere uno dei make-up da indossare quella sera. E quindi niente, vi mando un bacione e ci vediamo il 4 sera là, per quelle che verranno. E comunque vi farò dei video nel backstage, promesso. Un bacio, ciao!